Allora, siamo qua questa sera per presentare il progetto di comunità energetica. Sarò molto breve perché secondo me sono più importanti le domande che possono scaturire dalla partecipazione del pubblico. Anche oggi si dimostra che la rete è sicuramente più efficace di qualsiasi mezzo convenzionale al giorno d'oggi. Infatti le partecipazioni che stiamo ottenendo a livello di mail, di riscontri e feedback sulla rete sono impressionanti, crescono di giorno in giorno, di ora in ora, radio che si interessano, giornali che chiamano, e effettivamente invece è più difficile riunire le persone in una presentazione di questo tipo fisicamente. È qui con noi l'assessore Giorgio Archetti all'ambiente e alla scuola del Comune di San Lazzaro, che da subito ci ha sostenuto il progetto, ci ha creduto e che dobbiamo ringraziare, perché a questo punto stiamo partendo, siamo sulla soglia di partenza. Direi che siamo su una bella soglia di partenza perché stiamo partendo da 109 adesioni per un totale di 27.250 euro. Le quote, come sapete, sono quote da 250 euro, che abbiamo stabilito così per avere un parametro. E adesso vado a introdurre un attimo di che cosa si tratta. Abbiamo pensato, con San Lazzaro in transizione, che è un percorso di cui non parlerò stasera, però ve lo dico, che esiste, abbiamo pensato di realizzare un gruppo energia che potesse aspirare all'autonomia ideale energetica della nostra città, della nostra località. Per fare questo abbiamo iniziato a ragionare su come si poteva progettare qualcosa e abbiamo pensato di partire con degli edifici, il professor Leonardo Setti, ciao Leonardo, di partire con degli edifici pubblici da solarizzare attraverso il principio di sussidiarietà, per cui i cittadini possono partecipare e aiutare l'amministrazione nella realizzazione di cose che vanno nella direzione del bene comune, diciamo così, cose, una parola che non si usa mai. Per fare questo abbiamo fatto un'associazione di cittadini, ci siamo confrontati con l'amministrazione, è stato fatto un percorso amministrativo che riuscisse a creare la compatibilità del progetto. Siamo riusciti, abbiamo fatto un primo passaggio in giunta che ha permesso di mettere in piedi questo progetto e ci vede oggi qua riuniti insieme per presentarlo, e abbiamo stabilito che i cittadini potessero investire delle quote appunto da 250 euro o multipli di 250 euro per la realizzazione di questo primo tetto presso le scuole elementari Fantini sul territorio di San Lazzaro di Savena. I cittadini che possono partecipare a questo progetto sono cittadini non solo di San Lazzaro di Savena ma di tutta Italia. Anche tedeschi li possiamo prendere, che sicuramente hanno anche un'esperienza in più. E il comune, detto per sommi capi, il comune poi prende possesso dell'impianto una volta che i cittadini l'avranno realizzato e gira la quota derivante dal contributo di GSE ai cittadini che sono riuniti in associazione. Adesso fare delle simulazioni precise su quello che rappresenterà il risparmio per i cittadini è abbastanza difficile, però con buona possibilità si può dire che è un ottimo risparmio. È un ottimo risparmio perché il contributo è ancora buono, ci sono delle potenzialità derivanti dal fatto che noi andiamo a realizzare questo impianto su un edificio pubblico, quindi ci sono dei bonus extra. Ci sono delle altre possibilità, può essere che il contributo energia aumenti perché ben auguratamente il referendum sul nucleare ha spazzato via la progettualità in questo settore da parte dello Stato e quindi bisognerà spostare, come ha già detto il nostro capo, le energie verso le rinnovabili, per cui ci sono tante possibilità. E altre possibilità possono essere poi messe in campo dall'ente locale stesso, che una volta visto il risultato può interagire con l'associazione, con i cittadini, per aumentare questi benefits, chiamiamoli così. Quindi
riuscire a dare una misura precisa di quello che significherà il risparmio per i cittadini adesso non è possibile, anche perché occorre fare un dimensionamento dell'impianto. Cioè, se io adesso realizzo un impianto da 27.000 e quello che è euro, sarà diverso da un impianto che sarà da 200.000 euro, perché io vado a chiedere un preventivo e il preventivo ovviamente sarà differente. Ci saranno delle economie di scala, quindi si faciliterà il rientro in un minor numero di anni e questo ci permetterà di avere maggiore respiro per quanto riguarda il risparmio e il guadagno. Quindi non mi fisserei su questo. La cosa importante, secondo me, da dire adesso è che questo è un atto di civismo che noi andiamo a realizzare su un edificio pubblico. Cerchiamo di vedere quanti siamo, poi ci contiamo, perché queste sono preadesioni, cioè uno dice io in questo momento ci sto, sono disponibile a metterlo, e nel momento in cui si dovrà monetizzare questo impegno, uno potrà dire non ci sto più, perché ci sono delle situazioni a me non favorevoli, non ritengo che la cosa possa andare. E questa cosa verrà detta in maniera trasparente, nel momento in cui noi avremo i preventivi, sapremo in quanta acqua si sta e sapremo quale è esattamente la possibilità di risparmio per ciascuno. Cioè si rientra in 5 anni, in 7 anni, in 10 anni, si guadagna possibilmente questo o quest'altro. Lo diremo in maniera trasparente e in quel momento le persone potranno decidere di aderire fattivamente trasformando la loro preadesione in soldi. Questo è molto importante perché è completamente un'altra cosa rispetto a quello che succede quando uno va a risparmiare dei soldi nel mercato azionario, nel mercato obbligazionario, nel mercato delle assicurazioni, eccetera. Quindi per noi questo prima di tutto è un atto di civismo, è un atto di partecipazione alla cosa pubblica per realizzare qualcosa di concreto che possa avere una ricaduta immediata. Quali sono le cose che possono ricadere immediatamente, oltre al fatto di risparmiare dell'energia e far risparmiare energia alla nostra località? Sicuramente il fatto che il comune, risparmiando quei soldi, potrà girarli su delle attività, per esempio legate alla scuola, per far risparmiare quelle famiglie che sono meno abbienti e che potrebbero così avere un beneficio avendo delle riduzioni su delle tariffe scolastiche X, che adesso non possiamo quantificare. Sicuramente una riduzione della CO2, sicuramente se questo modello noi lo riproponessimo 10 volte sul territorio di San Lazzaro, potremmo aspirare a creare dei posti di lavoro che si occupano per esempio della manutenzione di questi impianti, oppure ditte che possono proprio produrre questi impianti. Cioè esiste la possibilità attraverso questo tipo di azioni di creare dei volani che hanno delle ricadute anche non ben afferrabili immediatamente. Allora, ho dato un'infarinata così generale. Adesso passo la parola a Giorgio Archetti, che dirà qualcosina, e poi secondo me la cosa importante è fare delle domande, insomma, e cercare di funzionare ciascuno di noi, ciascuna persona che ha deciso di aderire a questa cosa, funzionare come uno spot pubblicitario vivente. Infatti noi chiediamo di mettere il proprio nome sotto la quota, perché un parente, un amico che vede il tuo nome ti chiama e dice: ma hai aderito a questa cosa? Cioè diventa un effetto domino positivo che noi andiamo a sfruttare mettendoci la faccia, mettendo il nome e cercando di funzionare proprio come pubblicità su questa cosa. Anche perché noi vorremmo chiudere la faccenda all'inizio dell'anno scolastico, in modo da coinvolgere anche le famiglie degli alunni delle scuole, soprattutto di quella scuola. Per cui i tempi non sono lunghi, il periodo non è propizissimo perché siamo a cavallo dell'estate, la gente ha le proprie cose a cui pensare, però un impegno che si può chiedere è quello di promuovere questo tipo di cosa e vedere se l'Unione veramente può far la forza e possiamo, non credo saturare quel tetto perché sono 1070 metri, ma se riuscissimo a fare partire questo progetto con la dovuta energia e riuscissimo a dimostrare che questo si può fare, è fattibile e funziona, bene, questo sarebbe un modello nuovo, una cosa inedita che potremmo riproporre non solo sul Comune di San Lazzaro, ma ci sarebbero sicuramente altri enti importanti che potrebbero iniziare a prendere questo modello con un lavoro che è stato già fatto da noi e dall'amministrazione comunale di San Lazzaro, quindi con già dei percorsi e dei modelli costruiti che renderebbero la vita più facile a chi volesse appropriarsene e chi volesse realizzare
un impianto di questo tipo, non necessariamente fotovoltaico, potrebbe l'esperienza essere trasferita ad altre energie anche migliori dal punto di vista della resa e della durata e dell'importanza. Io per esempio aspirerei moltissimo a realizzare un impianto idroelettrico nel comune di San Lazzaro, però sicuramente è un modello che può essere riproposto.